736 milioni 29 mila io, 836 milioni 45 mila io, e tu? Nell'elenco del computer, dispotico, sociale, a fuoco, sulla schiena, per sempre, tutti fummo così cognominati, il vero nome e verbo ci fu nelle schede compresso. Si chiama BAT, o meglio Bottega Amletica Testoriana. È il progetto curato da Antonio Latella che si inserisce nel programma di Pesaro 2024 con l'obiettivo di mettere in relazione attrici e attori con la poetica di Giovanni Testori nel centenario della sua scomparsa. L'idea di un progetto vasto che trova appunto la sua collocazione in Pesaro Capitale della Cultura proprio perché parte dall'idea di cultura come formazione, come ricerca soprattutto, una ricerca che è iniziata un anno e mezzo fa, che un grande maestro della scena come Antonio Latella ha costruito, ha voluto assieme ad 8 giovani attori selezionati tra 605 che hanno risposto alla call del febbraio scorso, e quindi l'idea che appunto per un anno si potesse vivere, come sta accadendo, fino alla condivisione con il pubblico, con le parole di un grandissimo autore come Giovanni Testori, per sperimentare quali forme il teatro può prendere oggi e quale può essere il rapporto con lo spettatore, messo in discussione già sin dall'inizio, perché abbiamo selezionato anche 8 spettatori che hanno accompagnato tutto il progetto. Sarà addirittura una settimana a disposizione, dalle 18 alle 22, e il Teatro Rossini sarà aperto a disposizione di chiunque. Abbiamo previsto tra l'altro un biglietto cortesia di soli 3 euro, perché ci teniamo proprio che tutta la città venga a osservare questi percorsi di formazione, accorgendosi della bellezza appunto che può nascere in questo teatro, che vedranno in una dimensione diversa, perché sarà lasciato appunto a vista un luogo di condivisione, di comunità, rispetto a questo atto teatrale inconsueto ma sicuramente carico di emozione. Sicuramente i 45 progetti del dossier di Capitale della Cultura, un progetto veramente avanzato anche in termini di ricerca, teatrale, centinaia di candidature per arrivare a 8 giovani attori selezionati che in un anno e mezzo di lavoro arrivano alle giornate oggi di Pesaro, passando per la collaborazione e le sedute tenute anche al Piccolo di Milano, che è produttore, coproduttore del progetto, e che attraverso il lavoro sui 3 testi amletici di Testori, di cui ricorreva anche il centenario della nascita, ribaltano alcuni dei canoni soliti della rappresentazione teatrale. E quello che faremo sarà interpretare i 3 testi con i loro linguaggi, e quello che faremo durante il lavoro sarà invertire le parti e cercare di lavorare sui 3 testi con i 3 linguaggi differenti. E la cosa bellissima di questo lavoro è che ti permette di fare delle prove sugli spettatori, nel senso che hai provi delle scene, delle cose all'interno delle prove, diciamo, chiuse, e poi a un certo punto puoi avere un riscontro, fare un riscontro con gli spettatori. Secondo me per gli spettatori è molto bello, perché ti dà la possibilità di vedere che cos'è il lavoro di un attore, che non è solo fare memoria o preparare la scena, ma riflettere sul testo, fare degli esperimenti, invertirsi le parti. Ha tante sfaccettature che lo spettatore non vede e che abbiamo capito in questi mesi che appassionano molto in realtà. Infilzati in de sopra la corona del Ferrame, infilzati di Repelure, in zaffiro, incastonate le pietre e gli incastonati e smeraldi, e accompagna e il tuo marito e il tuo cadavero qui, in sul palco.